Eccoci qua, io sto provando già ad abituarmi al colore arancione della mia Emilia Romagna. Fai bene, filtro Vratten 84. Roberto per essere qua, perché un nome come il tuo, riuscire, cioè, accettare a parlare con Miraggio Deluxe è tanta roba. Poi dal Parco della Vittoria vedo, no? Cioè, tanta roba. Quella è tanta roba, sì, per chi ha una memoria giusta, è il meglio che si può trovare. Esatto. È anche più caro. Però rendeva. Però rendeva, sì. Ti Allora, faccio fammi una domanda. la prima domanda subito. Aspetta qua, i commenti li metto dopo. E la domanda che faccio a tutti subito è: ma noi quando ci siamo conosciuti? 10 maggio del 2010 ho studiato. Quando tu mi hai proposto di acquistare della droga a buon mercato, perché la gente lo sa, è vero che tu fai il pusher. Esatto, purtroppo mi fanno fare sempre parti un po' drastiche. No, 10 maggio 2010 è la data che risulta essere di prima iscrizione a Tau Visual. Però, così tanto, eh? Così tanto. No, mi sembrava molto, molto meno, però. Come passa il tempo quando ci si diverte, hai visto? Esatto, cioè è un flash a proposito di foto, no? Ecco, però io volevo ribaltare la frittata, Dimmi invece pure. di parlare io, costringere Lucio a parlare per i posteri che vedranno la registrazione di questa cosa. Perché? Io sono convinto che Lucio Dimmi. abbia dietro quella barba un cuore, e un cuore fatto in maniera da essere più produttivo per un fotografo, anche fotografo. Perché, e qui lo dico per quelli che non ti conoscono, per quelli che non ti conosceranno e si sono incuriositi e verranno Hanno a detto, ma vedere. chi è sto soggetto qua? Ma chi è questo soggetto? Lucio, da quel che si vede fuori, è una persona che, avendo la difficoltà che tutti abbiamo in questo periodo, avendo le difficoltà, ha avuto anche alcuni mesi fa una difficoltà alle gambe che l'ha costretto temporaneamente, poi mi dici tu quanto temporaneamente, comunque a fare una fatica porca a muoversi, e invece di abbattersi come sarebbe anche lecito e divertente fare quando ti piove tutto quanto sulla zucca, uno cosa fa? Si affiappa e si abbatte. Invece di fare questo, si è inventato questa idea che pare una stronzata, ma non lo è per niente, di coinvolgere tutto il suo mondo, tutti i suoi mondi, tutti i suoi agganci in questa cosa di una diretta al giorno. Esatto. Con questo tenendo in moto il mondo che gli gira attorno, che altrimenti sarebbe scivolato via, dimostrando che anche senza sapere perché, ma mettere in moto le molecole fra di loro, sai, il calore provoca una cosa che si chiama movimento browniano, moto browniano delle molecole, e cioè le molecole col calore si agitano e si agitano. Si agitano cozzando fra di loro e provocando reazioni chimiche. Quanto più caldo c'è, tanto più c'è moto browniano, tanto più moto browniano c'è, tanto più accadono cose. E allora, anche senza sapere perché si agitano queste molecole, Lucio è stato capace ed è capace tutt'oggi di tenere agitate le molecole che girano attorno a lui e da far nascere cosa da cosa. E mi è piaciuta questa Perché mossa. subito, no? E ti ho detto, Roberto, vuoi fare una diretta con me? Di cosa si parla? Non te lo dico, come dico con tutti, no? Poi dopo te l'ho spiegata così e hai accettato perché non lo so, però perché, cioè, alla fine
non ci si riesce mai a vedere. Difatti, l'ultima volta che ci siamo effettivamente visti era quando c'era Lorenza Bravetta, non mi ricordo l'evento, a Milano, andiamo indietro di qualche anno fa. Ecco, 2017 forse. che son venuto a fare le foto a quell'evento lì. Non me l'hai chiesto te, perché io chiedo, posso venire a fare le foto, no? Mi piace documentare, almeno perché rimane un ricordo, no? Perché solitamente i fotografi fanno una cosa per sé, no? A me piace farla per gli altri, che resta un qualcosa di un'emozione da poter rivivere quando uno vuole, no? Anche questa cosa qua delle dirette, sì, cioè io, vabbè, di base lo svelo, io me ne frego. Di base sono emofilico dalla malattia genetica ereditaria, quindi da quando sono nato mi hanno fatto questo regalo, che non è una sfiga, è un modo di vivere in modo diverso, no? Inizialmente sei sotto una campana di vetro perché pensano che non si può giocare, fare, brigare. Poi dopo mia mamma mi ha sempre tenuto sotto l'obiettivo perché lei è appassionata di fotografia, ne ha sempre fatto un miliardo di foto. Io tipo 8-10 album da matrimonio di foto solo mie, no? Alla genetica. Poi quando avevo 4 anni mi ha dato la macchina fotografica in mano e mi ha detto ok, adesso scatta. L'obiettivo era un Canon di quelli manuali, 100, 200, un 200, però non mi ricordo il teleobiettivo quant'era. Però una bella sventola così, no? E ha detto fotografa questo vaso di fiori e ho fatto il vaso di fiori. Poi effettivamente sono... La tua prima committenza. Esatto, non ho guadagnato niente. Come dopo? È un mondo un po' duro quello del fotografo, ma ne parliamo dopo, dai. E poi dopo invece da quando avevo 12 anni, grazie al problema di salute, ho fatto mia la macchina fotografica che come per Superman la criptonite, no? Io con la mia macchina fotografica in mano vado dove mi pare. E da lì via via, sono cambiate le macchine fotografiche da una Canon prima 4 che scattava ben 4 foto una dopo l'altra, no? Cioè dovevi scegliere il soggetto da dire, ok, su un rullino da 36, quante ne merita 4 scatti uno dopo l'altro? E allora cominciavi a fare i tuoi primi ragionamenti, no? E poi ho cambiato con una Tutto di quello che quelle. ti rallenta nei movimenti o nell'azione ti obbliga a pensare e a meditare di più, già che sei rallentato e in quella fascia di tempo ci sta più corrente cerebrale. Sì. E poi dopo ho preso quella macchina, hai presente col rullino stretto e lungo che aveva due pellicole, tipo due, non mi ricordo cos'era, sembrava un usa e getta, un qualcosa tipo gli occhiali di quello dei supereroi stretti lunghi. Era una macchinetta strettissima, non mi ricordo. 110. Non lo so, mi è capitata tra le mani quella, ho scattato anche con quella. Poi sono passato alla Canon, ho scelto, sempre scelto Canon perché mia mamma scattava con la Canon, scatta con la Canon. E poi perché gli obiettivi di un modello si possono mettere su tutti i corpi macchina, no? Ma E perché poi questa dopo, rievocazione dell'attrezzatura? non lo so, perché vabbè, andiamo a Lucio, a Miraggio di Lux, arriviamo lì. No, Aspetta, già che seguiamo un iter strettamente non lineare, come perché la mia Milano? testa, no? Come io non. Io, sai che soprannome mi ha dato una giornalista quando ho fatto la mia prima mostra nel 2002 a 100? Io lo so, ma voglio vedere se tu te lo ricordi. La semplicità del caos. Cioè io sono uno capace di abbinare in una mostra un bellissimo fiore a una persona che sta squartando un animale. Cioè non... È Così. perfetto, e avrei voluto chiedertelo perché la semplicità del caos.
ma per me è tutto, cioè, basta andare Dunque, fuori, no? Tu vai fuori a Milano, non c'è, vivi nel caos, no? ho da dire due cose sul caos. Dimmi. Uno è il fatto che il caos è la culla della creatività, così come la linearità e quindi la ripetibilità del pensiero è la culla del raziocinio. Un computer di quelli attuali, quelli che ci saranno in futuro, vedremo, però un computer di quelli attuali ha un ragionamento sequenziale e a parità di input corrisponde sempre lo stesso output. Quando le informazioni di partenza sono le stesse, l'elaborazione finale è sempre quel risultato. Mentre il non conseguenziale, il caos, consente di fare degli abbinamenti che sono non prevedibili. E il pensiero fuzzi, fasi, non logico, è quello che sottende la creatività, perché a parità di input, a seconda di come gira, l'output è diverso e questa non conseguenzialità è quello che crea diversità, e la diversità è quella che, non essendo prevedibile, non avendo una matrice, consente di essere creativi e di avere della creatività da vendere. Prima cosa. La seconda cosa che mi veniva in mente leggendo il tuo hashtag, no, il tuo hashtag, il tuo, vabbè, il tuo nomignolo, la semplicità del caso, è un libro che ho letto qualche tempo fa e che mi sentirei di consigliare. Mi sembra che si intitolasse Nulla succede per caso. E la cosa che mi ha colpito di questo libro era che l'argomentazione che permea tutto quanto il testo, che è un saggio, non è un romanzo, è un saggio, è ribaltata rispetto a quello che l'affermazione della copertina, che il titolo sembra dire, e cioè non dice che tutto, nulla succede per caso perché c'è un disegno, perché c'è una struttura, no, perché c'è il caos completo. Ma noi che assistiamo al caos, abbiamo la capacità o la condanna, non lo so, di leggere negli avvenimenti quello che ci interessa, quello che ci aspettiamo. E quindi in una serie di miliardi di combinazioni completamente casuali, noi leggiamo un disegno e con quello attribuiamo a una quasi miracolosa serie di coincidenze, o disegno divino, o progetto di vita, attribuiamo questi disegni stupendi che vediamo, ognuno di noi vede nel suo caos cose diverse che vedono gli altri. Questo genera anche la difficoltà a capirsi o la bellezza di avere. Poi cosa succede? Hai un No, disegno. no, ci sono, è perché giravano le rotelline, allora Quando ho tolto la connessione del wifi che non funziona, ho lasciato solo il cellulare. mentre parlo che mi dici che girano le rotelline, forse mi stai mandando a dire qualche cosa. No, 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 ti sto ascoltando proprio con attenzione. E vabbè, e niente, ho scagazzato le mie due associazioni di idee con la Sai, semplicità del io, caos. Roberto, vivo, cioè, facendo 6.000 cose, cioè, non facendo, riuscendo a fare molte cose assieme, del tipo, io sono principalmente un impiegato, fotografo, faccio le comparse, o l'attore nei film, nelle fiction, a teatro facevo il fonico teatrale, sono papà di due figli, cioè, ma da solo, mando avanti un po' tutta la baracca, ho una testa, diciamo, modello femminile. Non conseguenziale, dici? Poi dopo, se uno viene a casa mia, no, vede che io ho giornali, libri appoggiati dappertutto, no? E poi mi dice, ma come fai a... No, c'è chi dice, questo è il mondo di Lucio. Perché io mi ci ritrovo, non è
il caos, caos, è un caos organizzato, no? Tipo, te prendi un cilindro, metti dentro la mano nel cappello, teoricamente non sai cosa può tirare fuori. Io dico sempre chi se ne frega, poi quello che viene fuori reagiremo di conseguenza e facciamo e vediamo come mandare avanti la giornata, no? Tant'è che collegandomi al fatto della sfiga, sventura di quest'estate, perché il problema delle gambe è venuto quest'estate, ad agosto, diciamo che è dovuto per segare un po' le gambe a quelli che lavorano a Roma, no? È stato grazie al primo lockdown, perché stando molto seduto ho perso la muscolatura delle gambe. Quando c'è stato il momento della ripartenza, le gambe non mi tenevano più su. Quando ho iniziato a camminare, seriamente ho avuto un crampo al polpaccio e mi è partita un'emorragia al polpaccio. Poi un'emorragia alla caviglia della gamba opposta e quindi sono rimasto fermo a letto, proprio Abitante. drastico. Non ti nego che la prima settimana non mi si poteva parlare perché ero giù di morale, perché poi sapevo quello che mi aspettava. E perché se uno conosce un minimo il proprio corpo, ed è anche un argomento quello da approfondire magari con un'altra volta, bisogna ascoltarlo, no? Proprio come tu vedi una scena che tu fai una foto, devi avere anche la fotografia del tuo corpo perché il tuo corpo ti dà segnali. E niente, sono rimasto fermo fino praticamente alla fine di ottobre, da metà agosto. Poi giravo in carrozzina perché non potevo minimamente alzarmi. Ho cominciato a fare le cure termali in una struttura dove con acqua calda salata la gravità praticamente non c'era, no? E quindi ho recuperato, mollato la carrozzina nell'arco di una settimana, ho preso le stampelle, stringi i denti, vai. Da metà novembre a metà dicembre camminavo praticamente senza le stampelle, facendo esercizi di potenziamento a casa da solo, così, no? Come quando uno va a farsi uno spritz, io mi mettevo lì a tirare su e giù le gambe. E poi dopo, poco prima di Natale, track, ginocchia bloccate e quindi un altro mese fermo. Proprio a cavallo dell'ultimo dell'anno ho detto qua la fotografia va a farsi friggere. Perché era da agosto che non fotografavo e per me la fotografia è tanto proprio come sia come metodo di espressione, ma come anche di evasione, no? E allora ho detto non può andare avanti così. Il primo di gennaio ero coperto così con le coperte, ho detto brutta storia all'inizio dell'anno se va così. Ho detto che cosa posso fare? Ho detto rompo le palle alla gente e ai miei amici. E parlo di fotografia e quello che fanno loro, anche per diffondere agli altri, a quelli che hanno voglia di ascoltarmi, no? Perché poi non è che faccio pubblicità o altro, devi capitare per caso, perché nulla è per caso, come hai detto te, no? Sai quando ti arriva un pop-up, ti arriva un post su Facebook che dici? Ma aspetta che lo clicco e che approfondisco, no? Perché? Perché c'è Da un cosa nasce qualcosa, cosa? Da eh? C'è un qualcosa che cosa ti nasce? dice cliccalo, no? E allora ho detto, va, faccio così e comincio e parto. Ma quando parto? Oggi era già il primo pomeriggio, ho detto no, no, è impossibile rompere le palle a qualcuno già il primo pomeriggio. Parto da domani, dal 2 di gennaio. A mezzogiorno chiamo una mia amica e gli ho detto: senti, come posso fare a fare le dirette? Fa, usa questa piattaforma. Fa, ma quando hai intenzione di partire? Faccio alle 6. E dal 2 di gennaio tutti i giorni faccio una diretta. Ho saltato un solo giorno perché l'ospite, l'amico che avevo quel giorno lì, ha perso un suo amico per Covid, gli hanno mandato un messaggio un quarto d'ora prima della diretta, ha detto Lucio non me la sento,
e rimpiazzare nel giro di un quarto d'ora, ho detto piuttosto che cercare una persona così all'ultimo minuto è una motivazione sensata, cioè purtroppo c'è anche questo nella vita, no? E siamo arrivati fino al 2 di marzo e quindi sono già 2 mesi pieni di dirette. 2 mesi pieni di pop-up che ti poppano e fanno nascere cose. Io sono convinto che, non so, hai visto, come si intitola quel film, Sliding Doors? Sì. Ecco, che da un avvenimento assolutamente insignificante procede tutta una cascata di avvenimenti che si incastrano uno dentro l'altro e biforcano la vita di questa persona. In realtà, in qualsiasi momento ci sono milioni di variabili e qualsiasi cosa produce poi un effetto diverso. E credo che un elemento importante per chi vive di creatività e vive di fotografia sia essere. Non per copiare Steve Jobs, ma essere affamato della qualunque, cioè Sì. affamato di tutti i pop-up che compaiono, di tutte le occasioni che non si sa perché, ma sono occasioni di interfacciarsi con No, qualcosa, con qualcuno, con qualche avvenimento. io dico sempre, tutti i giorni, non tutti i giorni, ogni istante noi siamo davanti a un bivio, no? Quindi tu non puoi andare dritto, tu devi scegliere destra o sinistra. A ogni istante, e quello lì ti scatenerà il percorso della tua vita, no? Certo. Per assurdo, il regista che hai visto prima, il mio amico, che prima che andassimo in diretta, sai come ho fatto a conoscere lui, a incontrarlo? Spacciando coca, appunto. No. Mi è arrivato un pop-up su Facebook di uno che vendeva cucine così. Si chiamava Il Sarto Cucine. Ti facciamo la tua cucina attorno a te. Va bene. Prendo casualmente mia mamma doveva cambiare cucina e allora ho cliccato, ho approfondito tutto così. Chi mi ha venduto la cucina era la sorella del regista. Da lì è nata prima un inizio di collaborazione, poi un'amicizia. Però se non c'è, siamo sempre lì, la professionalità, la serietà, no? Se sei un zavaglio, come si dice a Bologna, che Un pensi di cosa? fare un zavaglio, Zavaglio? una cosa così, un bagaglio, non so come si dice a Milano. E se sei lì che pensi di raggiungere certi obiettivi nella tua vita, hai già sbagliato, perché devi, ti passa il treno davanti. Sei libero di scegliere se salire, se non salire, se sali per quanto starci sopra. Non c'è nessuno che ti obbliga, no? Certo, è sempre una E scelta. è sempre una scelta. Se ti passa davanti, può darsi che dici no, non lo prendo. La prossima volta che ti passa davanti, può darsi che abbia le porte chiuse. Io Come sono. siamo quasi filosofici. No, io guardo, sarà un po' la sofferenza che ho passato in adolescenza, no? Io non ho avuto questa gran adolescenza perché tra andare dentro ospedale, operazioni, cose e l'altro, ma non è una giustificazione, diciamo che ti dà una buona dose di tempra, ti tempra. Poi io ho tanti amici che hanno pensato bene di risolvere prima in altri modi, no, non lo dico ma lo lascio intendere, e io ho deciso di mettermi la macchina al collo quando è arrivato il mio momento, perché è arrivato il mio momento anche per me di decidere se passare da una parte o dall'altra. Ho deciso di mettermi la macchina al collo e di girare per il mondo. Ho fatto solo l'Europa, però con la macchina al collo io potevo andare dove volevo e attualmente continuo così. Poi
Poi dopo mi sono inventato, ti faccio vedere anche questa cosa, non faccio lo spogliarello, però giusto per dare un'idea a chi delle cose che faccio io, no? Perché io faccio principalmente street photo, no? O meglio, raccolgo emozioni da gente qualsiasi che cammina per strada, posso dirlo così, so che non è molto. Questo è quello che ti tiene vivo. Sì, però non sembra un travaglio, no? Come, per come lo dico io. Però io ho detto, io vado a fare foto. Se la gente vuole, come posso pensare di avvicinare un qualsiasi qualsiasi persona che è in giro per strada a far conoscere quello che mi piace fare. E ho deciso. Arrivo, scusate, il bello della diretta è questo. Io ho detto, mi metto il mio numero di telefono, tutti i QR code, e poi dopo scrivo, si vede? Sì, si vede. The Sei Walking Photographer, fuori come un balcone. poi dopo dietro, si vede? Sì, purtroppo. Così, e allora da lì sono partito e c'è della gente a Bologna che mi ha fermato. C'erano dei Perché signori vestiti di bianco che ti hanno detto vieni con noi, che andiamo in un posto bello, oppure... sì, che ti facciamo un TSO. No, però, cioè, la fotografia è bella anche perché non c'è bisogno di parlare, no? Se la fa per come mi piace farla a me. Guardi la foto e la foto parla. Poi non lo so se te hai avuto modo di vedere delle mie foto. Parla te un po', che sto facendo un Ma io monologo te che. l'ho detto all'inizio che volevo ribaltare la frittata e l'ospite lo facevi tu. Mi. Troppo comodo, se no. No, dai, parla anche un po' te. Poi c'è stato un momento, adesso dico questa cosa per gli appassionati di fotografia e non per fare una marchetta a Roberto e alla sua associazione, ma. A parte che stalkerizzano con una mail al giorno, quindi è tipo me, no? Con veri No, però aneddoti. attenzione, si può associare solo chi lo fa il mestiere. Esatto. Con veri aneddoti fotografici, perché il mondo della fotografia non è la passione della fotografia, c'è proprio un mondo sotto a parte le leggi, le cose legali da sapere, da sapere ancora più, da approfondire così, e che Roberto manda, lui o i suoi collaboratori mandano tutti i giorni, ma è un piacere riceverle. Però c'è stato un giorno che io facevo tipo la quota base o così, io ho detto scusa, ma nell'arco di un anno, perché ci sono tre quote, associato, socio. Quattro quote. La quota associativa viene decisa dal socio che decide mettendosi una mano sul portafogli per capire cosa c'è, e una Esatto. mano sul cuore per capire quanto gli funziona il supporto dell'associazione, senza che ci sia nessuna differenza di trattamento. Quindi non c'è la quota che presuppone il trattamento di terza classe, di seconda o di prima classe o di lusso. Come le ferrovie, come Trenitalia, cos'è standard, Business. ma prima di business c'è quello in mezzo. Vabbè, sono quattro classi, abbiamo quattro differenti quote che però No, Smart e Italo. Smart e Italo, sì, standard, premium, Ah. standard, premium, executive, no, business ed executive, però lì paghi diverso e ottieni diverso. Invece nel caso di Tau Visual la quota associativa è diversa, ma ottieni sempre la stessa cosa, cioè che ci dedichiamo con tutto il cuore, l'anima e la mente a cercare di essere utili per quello che si riesce, perché poi, stante i tempi. E allora una persona, il socio, sceglie quale quota per commisurarla alla disponibilità economica del momento e al desiderio di sostenere l'associazione. Cos'è che stavi dicendo, Lucio?
Dicevo che alla fine tra la penultima quota e l'ultima quota, quella da dare un sostegno un po' più effettivo per l'associazione, cioè alla fine ci sono due pizze di differenza. E io mi sono detto, posso fare a meno di due pizze in un anno? Dipende quanto hai da mangiare. Se due pizze sono quelle che ti tengono in vita, no. Però accolgo volentieri la tua promozione. Però nell'arco di un anno noi sappiamo bene com'è strutturata la vita, no? E che si buttano via talmente tanti soldi nell'arco di un anno che personalmente per uno che non beve, non fuma, non va a donne, c'ha poche cose, passioni così, ho detto un contributo in più me lo tolgo io per darlo a un'associazione che merita alla fine. Anche perché mi fai tutti gli anni, come hai detto, non fa distinzione a seconda della tipologia di socio, no? Quando mi arriva la cartolina degli auguri, cioè è tanta roba, quella cioè, e non me la ricordo mai, eh? Cioè tutte le volte è una sorpresa. Meno male. Parla Sì. te, no, adesso parli te. Ma parlo io, dammi un'imbeccata però. Oh L'impegno. no, faccio una promozione. Aspetta. Faccio un'altra promozione libraria. Dice, piccole abitudini per grandi cambiamenti. Atomic Habits, il testo originale che ha un titolo più decente che quello italiano, è venuto fuori parlando con mio figlio questa cosa dell'effetto sommatorio delle piccole cose positive o l'effetto distruttivo delle piccole cose negative, che apparentemente fanno molto poco bene o migliorano molto poco o fanno molto poco male e in realtà si stratificano e col passare del tempo ottieni enormi passi in avanti con delle bricioline di abitudini positive e costruttive o enormi buchi nell'acqua se ti lasci andare e lasciando ti lasci che gli avvenimenti ti sovrastino senza opporsi in nessuna maniera. E ho appena iniziato a leggerlo, però mi piace, era lì sul divano, l'ho visto e spronato dal mio miraggio, aspetta, com'è? Del caos. Io dico sempre, no? Dato che non sappiamo se domani ci siamo, perché la realtà è questa, no? Certo. Perché io mi devo pentire oggi o mi devo preoccupare oggi di dire lo faccio domani? Che domani effettivamente non so se lo posso fare, no? Per qualsiasi motivo, perché c'ho un impegno, non siamo drastici, no? Perché poi dopo cominci a rimandare e una cosa non la farai mai più. Mai. Falla. Perché se non la fai, poi dopo ti penti di non averla fatta, la fa qualcun altro prima di te, poi dopo dici mi ha copiato. No, falla te, come io. Poi parla nel momento in cui ti viene, per esempio, incito le due persone che ci stanno vedendo e le altre due che ci vedranno in registrazione, nel momento in cui finiamo questa chiacchierata, che io anche non la tirerei avanti apposta lungamente, a scrivere un messaggio bello a una persona a caso o alla persona a cui è bene Sì. Ti dico l'aneddoto del cinema, perché io mi sono buttato anche nel cinema, no? Perché un fotografo che va a finire nel cinema non si è mai sentito, no? E io ho detto, no, sì, si è sentito, però io dico sempre, come fotografo non mi considera nessuno, aspetta che vado a finire nelle TV o nei cinema e dopo vedono che sono anche fotografo, no? E com'è andata?
Bene, sta bene, andando? bene. Ho fatto il film su Pantani, una piccola parte, e lì facevo lo spacciatore, te l'hai visto? Se no, ho fatto lo strozzino in un altro lungometraggio sotto Salerno. Faccio comunque sempre parti da cattivo, non so perché, forse sarà questo. Certo. Faccio un altro effetto così, così. Volto magro, barbone. No, però mi sembri, no, a me non ispiri la sensazione del cattivo. Hai gli occhi buoni, dove vuoi? La gente con la faccia come la nostra, dove va per. No, però se mi dicono di fare una parte da cattivo, mi metto serio, basta, Sei però passato. mi frego dopo 5 minuti, però dopo se devo impersonare qualcuno di cattivo lo faccio, però non sono io. E a Milano verrò appena si fi finirà tutto sto casino qua, giusto per girare senza un'autocertificazione, no? La Egusto. bellezza di dire vado via, vado a trovare Roberto o altri amici che ho a Milano, così mangiarci una pizza senza finirà prima o poi, perché finirà. Difatti ti chiedevo prima solo, poi quando vuoi finire finiamo. Il mondo della fotografia per chi fa solo fotografia, come messo? Che domanda bastarda. Allora, Grazie. premesso che io ho a che fare tutto il giorno con il 98%, 99% di persone che vivono solo di fotografia, e quindi ti riporto questa fatica come fatica molto diffusa, anche e soprattutto in questo caso. Lo spazio per inventarsi cose nuove c'è e c'è sempre, e funzionano quei colleghi che, uno, non si aspettano che arrivi la manna dal cielo, perché dal cielo tendenzialmente cade badilate di merda anziché manna, e quindi l'aspettativa sbagliata non dispone bene. Due, fuor di metafora, che era una bruttissima metafora, mi è uscita male, chiedo scusa. Funziona molto bene l'atteggiamento di quei colleghi che, non aspettandosi che le cose migliorino da sole, si dedicano a modificare la proposta. Faccio un esempio: se il fotografo vive di eventi, in questo periodo non ce ne sono di eventi, e quindi incrostarsi, incartapecorirsi sulla aspettativa che arrivino lavori di eventi distoglie da una possibilità che sempre c'è, e cioè quella di riconvertirsi e dedicarsi a un altro tipo di fotografia, la fotografia di animali, la fotografia di fidanzati se non si stanno sposando, la fotografia di cani, sì, la fotografia che non è foto di eventi, è foto di altro, ma affacciarsi a altre specializzazioni che non siano necessariamente quella che si è incastrata è un modo per reagire, ma soprattutto il modo per reagire è riuscire a fare quello che si fa mettendosi nei panni degli altri, anziché guardando la palta che ci si è spalmati addosso per questo momento. Quando dimmi. E questa disposizione ad assorbire quello che gli altri dicono, sentono, vivono e richiedono anche fra le righe, è un tratto ricorrente, ostinatamente ricorrente in quei colleghi, non tanti, un 15-20%, che sta andando discretamente bene nonostante questo periodo. Ora, che sia un elemento concomitante o causale, cioè che ne è causa, è difficile dirlo. Però il fatto che ci sia corrispondenza fra predisposizione a sentire quello che gli altri pensano, dicono, fanno, quindi empatia, e buona riuscita di quello che si sta facendo, quale che sia la cosa che si sta facendo,
questa concomitanza, che sia causale o semplicemente concomitante, è però indicativa di qualcosa, cioè c'è una relazione fra le due. Perché quando dicono bisogna essere predisposti per il cambiamento, no? Io dico sempre, il cambiamento deve partire da noi, non che gli altri ci impongono un cambiamento. Sì, anche perché non è sempre sgradito quello che impongono gli altri. Va bene. La finiamo così. La finiamo così. Sì, aspetta, se ci hanno... Ecco. Nella semplicità del caos. Aspetta che... Salutiamo prima Michele, ti dico solo questo aneddoto. Ero a girare con questo ragazzo il film, oltre che col regista che hai visto prima, sì. Ieri ha spento, abbiamo finito tutto e dopo 12 ore di riprese e io quindi 12 ore di fotografie sul set, no? È andato a casa, quando è andato a casa gli è apparso sul cellulare: Miraggio di Lux sta iniziando la diretta. Ha detto: sto qui, da dove tira fuori l'energia? Me l'ha detto un'ora fa mentre stavamo facendo l'aperitivo, perché qui in Veneto è ancora giallo e siamo riusciti a salutarci come si faceva una volta. E come si fa? Facendo cose che ti piace fare. Non bisogna purtroppo fare anche quelle che ti vengono imposte, ma bisogna andare avanti sempre. Quando sei al bivio, scegli, non lasciare che gli altri scelgano per te, giusto? E non so, io so che sono filosofico, sto sulle palle a tanti, ma non me ne frega niente. Io sono così, chi mi vuole bene per quello che sono. Gli altri a fare delle pugnette, come dice qualcuno. Ciao Palì, anche perché il mondo che ti circonda è quello che gli permette di circondarti, cioè ognuno si circonda delle persone che sceglie, bene o male, e no, anche in questo caso si tratta di scegliere. E scegliere di essere amici di un pazzo furioso e sgangherato come Miraggio di Lux, come Lucio. Ah, di Lux sta per Lucio o per Luce? Miraggio di Lux è il mio raggio di luce, che sarebbe il flash, che non uso, no? Però era fico dirlo così, oppure il miraggio di luce, di Lucio. Il miraggio di Lucio, perché la pellicola, che io ho iniziato la pellicola sai che scatta al contrario, no? Si impressiona al contrario la foto. Ah beh, sì, è importante, certo. Quindi il miraggio che tu vedi nel deserto è la rifrazione al contrario di un qualcosa che è in un'altra parte del mondo. So che è un po' complessa, però mi era venuta così, Va bene. Però se ci pensi è vero, no? Sì. Ti ringrazio Roberto. E te sei raggiungibile su tutto Tao Visual e dove? Dillo. Dillo sono te sono raggiungibile. C'è un mini sito che si chiama www.documentazione.org, documentazione.org, che raccoglie un po' di riferimenti anche da altri siti. L'associazione ha 30 diversi mini siti tematici, quello sulla fotografia su Facebook, quello sulla fotografia, le fotografie anonime, il diritto d'autore, la documentazione per la professione. Se andate su www.iscriviti.org, là dove si parla degli altri siti, c'è la spatafiata dei 30 siti dell'associazione. E apparentemente semplice, ma alla fine è necessario. Grazie Fabio. E documentazione.org oppure www.facebook.com/tauvisual, questa scritta qua, tauvisual, che vedete accanto al mio nome, o youtube.com/tauvisual, dove ci sono tanti tutorial sulla professione,
sulla professione fotografica. Io invece sono più semplice, andate su Google, scrivete miraggio di Lux tutto attaccato, poi schiacciate immagini, video, notizie, cosa, paio solo io. però sì, su YouTube, su Instagram, su Facebook, così c'è tutto, dappertutto la pagina con miraggio di Lux. Ed questa puntata, per chi non l'ha vista, domani pomeriggio sarà caricata, pomeriggio, quando ho tempo, tanto io non ho un orario, quando ho tempo, se la gente vuole si iscrive, attiva la campanella, se no ci va a vedere quando ho tempo. Grazie Roberto. Ciao, grazie. Ciao, grazie a tutti, ciao. Ciao.